Bentornati a Memory 8-bit e benvenuti alla terza parte di questa serie di video dedicata a tutti i cartoni animati trasmessi su MTV. Mamma mia! Black Lagoon. Tratta dal manga ancora in corso di Rei Hiroe, pubblicato dalla Shogakukan, è stata sviluppata in più serie animate prodotte dalla Madhouse, sia in OAV sia in serie televisiva a tutti gli effetti. È una storia d'azione piuttosto divertente, con questo protagonista che viene rapito e poi decide di passare dalla parte dei rapitori, ben fatta, piena d'azione, di scene dinamiche. Prima di continuare, invito tutti i miei iscritti a mettere mi piace al video per supportarmi. Se invece siete nuovi, poi potreste farvi un giretto sul canale e se vi piace iscrivetevi. Voglio subito dirvi che le parti di questa serie non saranno tre, perché i cartoni sono tantissimi e quindi aspettatevi una quarta e sicuramente ultima parte. Assolutamente comico, invece, Gintama. Tratto dal manga di Hideaki Sorachi, che si è concluso da pochissimo, la serie è ancora invece in corso e supera i 300 episodi animati. È una serie che prende in giro praticamente tutti gli stereotipi, non soltanto del genere di samurai, a cui effettivamente si rifà come tipo di ambientazione, ma è pienissimo di strizzatine d'occhio a tutto, quasi tutto quello che è stato prodotto in Giappone, anche visto l'enorme numero degli episodi, quindi consigliatissima per passarvi qualche momento di allegria. Sei OAV invece sono quelli che compongono Dai Buster. Seguito ufficiale della storica serie di OAV Gunbuster, prodotta dallo studio Gainax, fra l'altro Dai Buster è stata fatta apposta per festeggiare i 20 anni di questo studio. Regia di Kazuya Tsurumaki, sceneggiatura di Yoji Enokido e il character design stellare di Yoshiyuki Sadamoto. Animazioni spettacolari, azione fantastica, una gioia visiva proprio non può mancare per qualsiasi appassionato di animazione giapponese. 12 episodi sono invece quelli che compongono Nausicaä Blitz Tactics. Poi è proprio difficile dire Tactics, Blitz Tactics, mamma mia. Prodotta dallo studio Fantasia nel 2001, la protagonista Nausicaä Hiraji è un agente segreto e, essendo la serie piuttosto esplicita anche per alcune sequenze di nudità, quando fu trasmessa su MTV in realtà fu tagliata. Quindi non soltanto in Mediaset accadevano queste cose, anche su MTV. Sappiatelo! Altro fantasy, Nabari. Tratto dal manga di Yuki Kamatani, pubblicato tra il 2004 e il 2010, la serie animata sono invece 26 episodi prodotti dallo studio JC Staff. Ancora una volta ninja, arti marziali, però in questo caso ambientato ai giorni nostri, quindi non in un Giappone feudale. Ci troviamo davanti a un protagonista che viene quasi costretto a far parte di questo mondo, anche se non aveva assolutamente voglia. Full Metal Panic. Serie che esiste in tutti i formati possibili in Giappone importanti, quindi cartone, fumetto e light novel. Ideata da Shoji Gato, che ha scritto sia il fumetto che la light novel tra il 1998 e il 2011, la serie TV, almeno la prima, è stata realizzata dallo studio Gonzo in collaborazione con la Digimation nel 2002, a cui seguiranno altre serie animate e OAV principalmente realizzate dalla Kyoto Animation.
E questa mia espressione è perché penso sappiate un po' tutti della tragedia gravissima che ha vissuto e sta vivendo ancora questo studio d'animazione proprio negli ultimi tempi. La storia racconta di una sorta di universo alternativo al nostro, perché può sembrare un futuro, ma in realtà non lo è, dove praticamente la guerra fredda non è mai finita, l'Unione Sovietica esiste ancora, ed esiste questa organizzazione chiamata Mitril che servirebbe a salvaguardare la pace. Tra i suoi membri c'è il nostro protagonista, Sousuke Sagara, e il suo scopo è proteggere Kaname Chidori, una studentessa che in realtà nel cervello custodisce il segreto della Black Technology, ovvero una tecnologia in grado di rendere inefficaci le armi nucleari. Mix quindi fra fantascienza, storie militari, storie d'amore, tipico anche del tono delle light novel. Consigliata. L'ultimo anime di cui vi parlerò trasmesso su MTV è invece Michiko e Hachin. Episodi prodotti dalla Fuji TV fra il 2008 e il 2009. È una storia piuttosto curiosa perché parla di Hana, che in realtà è soprannominata Hachin, una bambina orfana che cerca di scappare dai suoi genitori adottivi e lo farà grazie a Michiko, che praticamente la rapisce e così scappano. E tutta la storia è una fuga a tutti gli effetti. Ma su MTV non furono trasmessi soltanto cartoni animati giapponesi, perché la stessa MTV produsse diverse serie animate. E non solo, ma sarà proprio di quelle animate di cui vi parlerò. Creata da Peter Chung, Aeon Flux. Io sono il Limbo. Quello che vuoi veramente, solo io lo posso dare. Scritta da Peter Chung, 16 episodi prodotti tra il 1991 e il 1995, è una serie piuttosto strana nella sua disposizione, dato che i primi episodi erano soltanto autoconclusivi con la protagonista che moriva sempre e non c'erano neanche dialoghi. Sono 10, quindi, gli episodi a tutti gli effetti di durata regolare, 22 minuti, che raccontano questa pazzesca storia di fantascienza. La nostra protagonista è un agente segreto in questo futuro lontanissimo. I disegni sono veramente stranissimi, sono molto originali, possono piacere o non piacere, ma sicuramente l'idea di MTV fin dall'inizio era quella di produrre qualcosa di non visto. E fra l'altro da questa serie fu anche tratto poi un lungometraggio con Charlize Theron come protagonista. Insomma, consigliata. Mitici e conosciutissimi Beavis e Butt-Head. Poveri noi, Butt-Head, porca miseria, svegliati, Vai a cagare, Beavis. 222 episodi prodotti tra il 1993 e il 2011. L'autore è Mike Judge. Iconici e famosissimi, due protagonisti che non hanno voglia di fare nulla con questo stile scarno, grezzissimo, ancora oggi piuttosto originale e attuale. Una parte dell'episodio poi passava a commentare video. Qualcosa che oggi, guardando YouTube, è piuttosto normale con le reaction. Ecco, Beavis e Butt-Head, potremmo dire che sono stati due YouTuber prima che esistesse lo YouTuber come figura. Fantastico. Sboccati, ignoranti, scemi, proprio scemi, ma veramente divertenti. Creata da Eric Fogel, invece, The Head. Hello? 20 episodi, anche questi stranissimi, il cui protagonista è proprio Jim, questo ragazzo con una testa enorme, da qui il nome della serie. Ma non basta soltanto questo, perché dentro quella testa abita un alieno viola di nome Roy. In questo caso, tratta invece dalla serie a fumetti di Sam Keat, The Max. I am the Max. Answer your phone.
supereroe grottesco. L'autore originale è già stranissimo di suo. Quando leggevamo Sandman, scritto da Neil Gaiman, le pagine di Sam Kiet erano le più curiose. Ed è proprio cavalcando l'onda del suo stile che crea una storia molto bizzarra con un supereroe ante litteram che vive in due realtà differenti ed è pienissimo zeppo di elementi grotteschi. Altra serie famosa, penso tanto quanto Beavis e Butt-Head, Daria. Con una sigla magnifica e iconica, anche lei è entrata nell'immaginario collettivo grazie a questo stile molto sintetico, questi occhialoni, i suoi capelli rossi, uno stile cinico ed efficace per quanto riguarda i dialoghi. Sicuramente è stata una delle serie più amate che abbiamo visto su MTV. Questo perché, a differenza di altre, non era molto surreale, raccontava un po' tutti quelli che sono i classici tic adolescenziali, piuttosto estremizzati, ma è questa la chiave del successo di Daria. Se siete già iscritti al mio canale, voglio invitarvi ad attivare la campanella per essere sempre aggiornati, non soltanto quando esce un video, ma soprattutto quando programmo una diretta. Ricordatevi che ogni venerdì un video nuovo e vi invito a fare qui sotto nelle info in descrizione un giretto per vedere i link a tutti gli altri social: Instagram, pagina Facebook, gruppo Facebook, canale Telegram e gruppo Telegram. E che la forza di Grayskull sia con voi!